Lascia like a questo video se ami tua mamma. Se non lasci like a questo video non la ami. Quindi lascia like a questo video. Veloce, lascia like a questo video e iscriviti al canale con la campanella. Se vuoi che ti regalo un account moddato oppure se vuoi che ti moddo il tuo account di GTA 5 Online e commenta più volte nei commenti con il tuo ID e con la tua piattaforma, così ti potrò dare la tua ricompensa. E inoltre ogni video 15 persone potranno partecipare alle mie money lobby su PS4, Xbox One e PC, quindi commentate nei commenti con i vostri ID. Se vuoi partecipare anche tu alle mie money lobby, iscriviti al canale con la campanella attiva su tutte. Poi devi lasciare like a questo video, è molto importante, e infine devi commentare nei commenti, in questo caso più volte, il tuo ID o di PS4 oppure di Xbox One oppure PC. Devi commentare nei commenti il tuo ID, così ti potrò invitare nelle sessioni private dove dropperemo i soldi a tutte le persone iscritte al canale con la campanella. E benvenuti a tutti in questo nuovo video su GTA 5 Online, dove oggi vi mostrerò veramente un glitch assurdo per ottenere i milioni in solo per tutte le piattaforme. Prima di partire col video, lasciate like a questo video, iscrivetevi al canale con la campanella attiva su tutte, lasciate like al video e inoltre commentate nei commenti con i vostri ID e con la vostra piattaforma se volete ottenere un account moddato totalmente gratis oppure partecipare alle mie sessioni private, dove vi potrò regalare soldi facilmente, velocemente. Iniziamo subito con il glitch. Come prima cosa dovremo prendere un'auto e entrare dentro Los Santos Custom. Poi dovremo andare nella sezione, come vedete qui, delle luci. Andiamo su fari e mettiamo le luci ad Xeno. Una volta fatto, dovremo in questo caso mettere l'auto qui, come vedete, metà tra Los Santos Custom, metà tra l'uscita. Una volta fatto, dovremo chiamare Gerald, quindi dovremo andare tra i contatti, chiamare Gerald e richiedere un'attività. Una volta che avremo richiesto un'attività da Gerald, ora attenderemo un attimino. Una volta che ci arriverà, entriamo nell'attività di Gerald. Ora, mentre avvierete l'attività, quindi mentre state nel caricamento dell'avviamento, dovete togliere la connessione. Poi vi apparirà questo messaggio, schiacciate X e la rimettete. Comunque vi consiglio di eseguire questo video al massimo, perché se sbagliate un passaggio è possibile che non vi vada il glitch. Quindi se non vi va, riprovatelo. Comunque, una volta che sarete qui nell'offline, basta che andate su Option Online, gioca GTA Online sessione solo ad inviti. Una volta che in questo caso sarete nella sessione privata, andate in un negozietto casuale e dovete comprare, come vedete, le Peaceware. Quindi, come vedete, e queste, le ultime. Una volta fatto, prendete un'arma e dovete in questo caso puntarla contro il negoziante. Quindi dovrete prendere i soldi, in questo caso dalla cassa. Questo è l'importante. Quindi o ve li fate dare da lui oppure li prendete voi tranquillamente. L'importante è che prenderete i soldi qui dalla cassa. Una volta che avrete preso questi soldi qui, dovrete uscire, vedete, qui dal negozietto. Una volta che saremo usciti, vedete, intanto uccidiamolo, eccolo lì. Vabbè, ok, eccolo lì, boom. Una volta che avremo ucciso, cosa dovremo fare? Dovremo andare di nuovo a Los Santos Custom, mettiamo l'auto metà tra l'uscita, metà tra l'entrata, chiamiamo Gerald, lì richiediamo un'attività, è veramente importantissimo. Cerchiamo Gerald, ok, eccolo qui. Anzi no, dov'è Gerald? Comunque, raga, è molto probabile che in questo caso ci sia anche un po' di timing, quindi ok, richiedo l'attività, quindi vi consiglio di essere molto veloci nei procedimenti. Una volta che in questo caso vi arriverà l'attività da Gerald, in questo caso, come vedete, eccola qui, entriamo dentro l'attività di Gerald. Una volta che sarete entrati, ora ci dovranno dare i soldi, quindi vediamo un attimino se ci daranno questi 500.000 dollari per questo glitch veramente fantastico. Vediamo un attimino, raga, amazing. E boom, raga, congratulazioni, ci hanno regalato 500.000 dollari, raga. Vedete, in questo glitch veramente molto molto semplice per ottenere i milioni. Mi raccomando, attivate la campanella per nuovi glitch su GTA 5 Online. E da oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bello, bello.